Facendo il giornalista capita di scrivere di guerre, di tragedie e orrori. Il giornalista che sono è diventato piuttosto pessimista. Gli mancano le parole. Ma l'autore che in me rimane sempre la speranza. E così l'autore assume la materia del giornalista e la trasforma. Per esempio, ho scritto della guerra in Bosnia. Il giornalista in me non ne poteva più. Continuare a trasmettere gli orrori della guerra senza poter fare niente. Ero accecato dalla rabbia. Così l'autore in me ha scritto un'opera del sesso della donna come campo di battaglia nella guerra in Bosnia. È stato un modo per esorcizzare l'impotenza del giornalista. I Balcani sono così, una polveriera sentimentale. Nei Balcani sappiamo bene. Toh, non ci vediamo da 3 settimane. È un sacco di tempo, è una cosa insopportabile. Andiamo a bere un goccio. Ogni pretesto è buono per trincare fino alle 5 del mattino. Si beve tutti i giorni dopo il lavoro, tra le 6 e le 10 di sera. Solo dopo si può tornare a casa, passare un breve quarto d'ora con i marmocchi o con la moglie che non sa fare altro che cazziare il marito appena lui mette piede in casa. E d'altronde per quello che il marito rientra tardi e esce presto. Al mattino lui è nel suo pieno dopo sbornia ed è quello per lei il momento giusto per cazziare. La sera non osa dire tutto. La sera il senso dell'onore negli uomini dei Balcani è troppo forte. La sera l'uomo dei Balcani diventa bruscamente infelice. Tu non capisci niente, dolcezza. No, lei non capisce niente. Lei non capisce nulla. Lei non capisce che il suo uomo è colto da uno spleen ancestrale e che il suo uomo si pone bruscamente la domanda sul senso dell'esistenza. Dove andiamo? Da dove veniamo? Cazzo, il mondo non ha senso. La sera l'uomo dei Balcani, dopo aver svuotato una decina di birre da mezzo litro, è sfinito. Piscia e piange. Vomiterà anche, ma più tardi, verso le 3 del mattino, quando il suo mal di testa diventa insopportabile. È colpa di quei bastardi che fanno la birra con del malto marcio. Perché nel commercio non ci sono che birre false. Bisogna verificare l'etichetta per essere sicuri che sia buona. Perché nel commercio non ci sono che ladri e banditi, falsificatori. Siamo tutti dei ladri. Siamo tutti dei falsificatori. Abbiamo falsificato la nostra storia. Abbiamo falsificato il nostro avvenire. Non abbiamo più niente, abbiamo perso l'ultimo treno. Siamo una nazione di zigani. Non sappiamo neanche da dove veniamo. Non abbiamo niente. Il comunismo. Non ci siamo mai liberati del comunismo. Il comunismo ci ha alterati fino a... Alle 3 del mattino. L'uomo dei Balcani mette la testa sul petto di sua moglie. Perché quel petto
così dolce, così caldo, così accogliente. Gli ricorda sua madre e piange nell'anima, perché non ha rivisto sua madre dal matrimonio di sua sorella, perché sua madre è lontana, perché sua madre è vecchia, perché sua madre è morta 2 anni fa, perché sua madre è morta 10 anni fa, perché sua madre l'ha lasciato quando aveva soltanto 5 anni. Ti rendi conto dell'infanzia che ho avuto? Ti rendi conto, privato dall'affetto materno a soltanto 5 anni? Ti rendi conto? No, cazzo, te ne fotti. Tutto quello che vuoi è che ti dia lo stipendio, tutto lo stipendio il giorno di Pasqua, e tenermi chiuso a casa. Sì, alle 3 del mattino, l'uomo dei Balcani è un essere molto fragile, di cui bisogna prendere cura ad ogni costo, altrimenti la sua anima rischia di infrangersi in 1000 pezzi. Ma lo si può cazziare più tardi, al mattino, quando si radia il rallentatore, davanti a uno specchio nel quale non si riconosce. Lì la moglie può cazziarlo, può dire tutto quello che vuole. Lui non risponderà, perché col suo dopo sbornia si sentirà come rintronato dentro una bolla che lo separa dal resto del mondo. Non potrà rispondere. Beve un caffè lungo, amaro, e non mangia niente, perché col dopo sbornia il cibo non passa. E senza dire niente esce di casa per andare al lavoro, senza guardare la moglie né i bambini, con un senso di imbarazzo addosso troppo pesante e con una camicia addosso bella, pulita, stirata, che sua moglie l'ha obbligato a mettere. Quella camicia sarà per lui come un rimprovero silenzioso di sua moglie, che lo accompagnerà per tutta la giornata, ricordandole ad ogni movimento che è prigioniero a vita e che avrà tante bocche da sfamare, tra cui anche la sua. Sapere qual è l'immagine del mio paese che porto dentro di me? Vuoi proprio saperlo? Il mio paese ha l'immagine di un giovane soldato che ha appena ucciso per la prima volta e vomita di fianco all'uomo che agonizza ancora, a cui ha tagliato la gola. Il mio paese ha l'immagine di Radovan Karadžić, capo politico dei serbi bosniaci, criminale di guerra e poeta, che in pieno assedio di Sarajevo viene chiamato a Mosca per ritirare un premio di poesia. Il mio paese ha l'immagine di una donna, una madre, che riceve la seguente lettera. Sappi che abbiamo appena ucciso tuo figlio. Vuoi riavere il suo cadavere per seppellirlo come si deve? Il prezzo è di $3000. Il mio paese è questo padre che confeziona ogni giorno una bambola per sua figlia di 7 anni
morta da 304 giorni. Il mio paese è un gruppo di soldati che stanno per essere giustiziati e vengono obbligati loro stessi a scavare la fossa dove verranno seppelliti e mentre scavano finiscono su un'altra fossa dove giacciono i soldati della Seconda Guerra Mondiale. Il mio paese è una donna atterrita dalla paura che inizia a sanguinare copiosamente nel momento stesso in cui il suo stupratore inizia a togliere la camicetta. Lui la ricopre di insulti e la lascia andare. Il mio paese è un vecchio veterano della prima e della seconda guerra mondiale che non capisce più niente. Quando vede i soldati entrare nel villaggio chiede: sono ancora i tedeschi? L'immagine di un musulmano che arriva esausto in un villaggio greco-ortodosso. Prima di morire, spiega agli abitanti del villaggio in due parole come si seppelliscono i musulmani. Il mio paese è una delle bestemmie più diffuse. Nome di Dio, merda. Poi l'immagine di uno dei quartieri residenziali di Vukovar, ribattezzato la strada dei carri bruciati. Il mio paese. E questa scritta che vedi ovunque a Sarajevo. Attenzione, cecchino! Il mio paese ha il sapore della minestra, offerta dalla Croce Rossa. È questo il gusto del mio paese. Il mio paese ha più precisamente l'immagine di un mercato in Bosnia, chiamato Arizona Market, dove vengono vendute le donne per portarle a prostituirsi all'Ovest. Vengono messe all'asta, pagate in dollari, talvolta in stecche di sigarette. Ho questo graffito attribuito ai caschi blu neerlandesi. Lei è sdentata? Lei è baffi? Lei puzza di merda? È una ragazza bosniaca. Il mio paese è la nota di un esperto in cerca di dispersi. Abbiamo il caso di una vittima la cui testa è stata trovata in un carnaio, le gambe in un altro e il resto del corpo in un altro ancora. Il mio paese è questa scritta su un albero. Hello, I'm still alive. Il mio paese è la serie Santa Barbara, che nessuno voleva perdere a Mostar, malgrado la città fosse assediata dai serbi da un lato e dai croati dall'altro. Il mio paese è questa madre che non può fare il lutto perché suo figlio, ucciso a Srebrenica, non è ancora stato identificato. Finalmente seppellisce una delle camicie di suo figlio per poter piangere quanto si deve su una tomba.
gettato vivo in un pozzo, al centro di un villaggio bruciato e abbandonato. Il cane, prima di crepare, ha la forza di urlare per 3 giorni.